Buonasera a tutti, è un piacere avere Alba Sali qui con noi perché la nostra è considerata un po' ormai da qualche anno come la libreria olistica, esoterica, chiamiamola in tutte le maniere possibili e immaginabili nell'ambito toscano. Qualche altra realtà si occupa di questo settore in ambito librario, ma noi ci consideriamo veramente un punto di riferimento anche perché facciamo un po' anche riferimento alla Edizioni Mediterranee, abbiamo fatto Firenze Libro Aperto con l'editore romano, quindi abbiamo avuto modo di collaborare tante volte con il dottor Canonico e la sua casa editrice. Siamo anche in collaborazione col gruppo Anima di Milano, quindi abbiamo diverse collaborazioni in questo settore, tanto che facciamo molte conferenze e presentazioni in ambito esoterico-olistico, facciamo anche seminari, facciamo corsi e diciamo che ci stiamo dando da fare in questo settore anche perché si tende un po' a scardinare quello che è un muro di gomma che oggi l'opinione pubblica ha creato su se stessa, più che altro su tante cose che impera lo scetticismo globale, insomma. Quindi cerchiamo un po' anche nel nostro piccolo di diffondere quella che si considera essere la strada maestra, insomma, anche con le sue imperfezioni, con i suoi errori, ma insomma una strada che consideriamo importante. E, tornando all'autrice di questo libro che presentiamo stasera, che è L'universo prearmonico delle costellazioni familiari di Alba Sale, che mi seguirà dopo questo mio breve saluto, è anche autrice di questi altri libri, Dall'abbandono all'abbondanza e Figli che amano troppo, sempre per Edizioni Mediterranee. E la cosa principale di Alba Sali è la creazione di questo metodo da pochi anni che si chiama Tie-Line Crearmoniche, che ora avremo modo di spiegarci insomma, nella presentazione di stasera, e la fondazione della scuola di counseling crearmonico delle stelle filanti. Quindi diciamo che è nell'ultimo decennio che si dedica soprattutto al settore librario, a permettere nero su bianco un po' la sua esperienza personale che va indietro nel tempo, anche per le esperienze fatte in India, se non erro, se non mi ricordo male, e quindi anche esperienze dirette personali sul terreno. Quindi direi che la mia presentazione si ferma qui. Grazie, grazie intanto di avermi invitato, grazie a tutti per essere arrivati. Allora, la prima cosa che devo dire di questo libro è che in assoluto è il libro più difficile da presentare perché di fatto sono tre libri, un CD, 45 carte. Quindi devo sempre decidere di cosa parlare perché veramente ci vorrebbe un pomeriggio per parlare di questo libro. E la cosa incredibile è che quando ho cominciato a scriverlo, io stavo scrivendo un altro libro che adesso ho ripreso e ho detto va bene, mi fermo perché tanto questo è veloce, mi sembra anche importante e poi riprendo l'altro. Il veloce sono stati 2 anni, 310 pagine di libro e quindi non è stato così veloce come avrei creduto. Come è nata questa cosa? È nata da un regalo che mi è stato fatto ormai a Pasqua di 3 anni fa, dove una ragazza che mi segue nei percorsi da un po' di tempo, un giorno viene e mi regala 30 acquerelli che lei aveva disegnato ispirandosi alle crearmoniche che erano state già edite. Quando li ho avuti tra le mani questi acquerelli, la prima cosa che mi è venuta in mente è che potessero essere delle carte, anche perché poi lei aveva disegnato questi acquerelli proprio in base a dei pezzi delle crearmoniche. E quindi incredibilmente mi è sembrato un progetto bello, un progetto praticamente che sembrava pronto, no? Erano 30 carte e io mi sono resa conto che a quel punto avrei voluto far conoscere altre crearmoniche, quindi siamo arrivati a 45 e poi pronte le carte, chiaramente era importante, a parte spiegare tutte le carte, quindi come utilizzarle e il loro significato, anche creare un contenuto importante perché leggendo il libro sicuramente si può arrivare a delle conoscenze che ti fanno entrare sempre più profondamente nel significato delle carte, anche se il libro non è soltanto finalizzato alla comprensione delle carte, anzi tutt'altro, perché di fatto sono proprio tre temi estremamente importanti di cui veramente potrei parlare, cioè fare una presentazione solo di una parte del libro, perché la prima parte
è completamente dedicata all'albero genealogico, quindi le costellazioni, proprio così come di più sono conosciute nell'aspetto genealogico. La seconda parte è dedicata al rapporto madre-figlio, ma direi più che altro è dedicato al significato potente della madre, della grande madre, di che cos'è la donna rispetto alla grande madre e di questa grande energia della maternità che passa e di cui, come dire, è importante diventare consapevoli. Quindi c'è tutto questo discorso sul secondo varco e parlo di una cosa che si chiama movimento primario, che forse qualcuno di voi nel tempo ha anche sentito nominare, che è proprio questa energia, questa connessione speciale che lega tutti i figli alla propria madre, dalla propria madre a tutte le donne prima di lei e da tutte le donne prima della propria madre alla grande madre. E quindi questo è il secondo varco. Dopodiché c'è la terza parte del libro, che è in assoluto la parte più spirituale, e dove c'è una tematica a me molto cara, che è la tematica del guardiano della soglia, che invita praticamente ognuno di noi a comprendere che la nostra vita è una vita fatta sostanzialmente di scelte, e le scelte sono due, o il bene o il male, posizioni neutre non entrano. Cioè non ce ne sono e quindi uno deve diventare consapevole di cosa noi mettiamo nel mondo, ma magari di questo ne parliamo di questo ne parliamo tra un po'. Quindi dico, intanto ci sono questi tre varchi che comprendo. Io li chiamo varchi perché io lavoro sui varchi, cosa sono? Intanto vi dico che dall'abbandono all'abbondanza è un libro sempre scritto su tre varchi, come questo qui, mentre Figli che amano troppo è l'approfondimento del secondo varco. Cosa sono i varchi? I varchi sono legati ai tre permessi, dire tre permessi o tre varchi è la stessa cosa, che fa parte di qualcosa che mi è diventato chiaro nel corso della mia ricerca e del mio lavoro. Che cosa mi è diventato chiaro? Che quando noi vogliamo realizzare delle cose, quando inseguiamo i nostri sogni, i nostri obiettivi legittimi, noi per questi dobbiamo avere dei permessi. Questo io lo dico in senso letterale, ok? Però in senso simbolico, scusate, avere il permesso. Ma di fatto questo ci invita a lavorare su questi permessi. Il primo permesso di cui abbiamo bisogno è il permesso dell'albero genealogico. Ci sono forze dell'albero genealogico che a volte ci tirano indietro e non ci permettono di realizzare i sogni. Ci sono degli alert transgenerazionali che ci dicono per qualche ragione fermati perché fare questa cosa potrebbe essere pericolosa. Oppure ci sono dei debiti contratti dall'albero genealogico per cui noi non ci sentiamo più in diritto di affermarci. Quindi questo in qualche modo è il primo permesso dell'albero genealogico. Per quanto riguarda il libro, vado molto velocemente perché voglio poi parlare di più delle carte. In questo varco dell'universo prearmonico, io parlo di una cosa che è per me la chiave per entrare nell'albero genealogico. Per la prima volta io ho detto e scritto nero su bianco che per quanto mi riguarda, per quella che è la mia esperienza, la dimensione dell'albero genealogico è una dimensione reale all'interno della quale si entra, che noi possiamo influenzare e che ci influenza. Questa è la mia personale esperienza. Prendere forze dall'albero genealogico, sciogliendo i nodi dell'albero genealogico, dipende esclusivamente dalla nostra connessione con questa dimensione e dalla capacità di entrarci dentro. Tant'è che il CD che è contenuto all'interno del libro è proprio una visualizzazione che io ormai faccio da più di 10 anni, che serve per prepararsi, bussare a questa porta e entrare nell'albero. Per quanto mi riguarda, quella che ho scoperto essere la chiave d'entrata nell'albero genealogico, ve la faccio scoprire. Chiudiamo tutti gli occhi, facciamo un bel respiro.
dietro la tua spalla destra la presenza di tuo padre, dietro la spalla sinistra la presenza di tua madre, dietro la spalla destra di tuo padre il padre, dietro la spalla sinistra di tuo padre la madre, i tuoi nonni paterni, dietro la spalla destra di tua madre il padre, dietro la spalla sinistra di tua madre la madre, i tuoi nonni materni, e dietro di loro, per ognuno di loro, i loro genitori, i tuoi 8 bisnonni, e dietro di loro i loro genitori, e poi i genitori di questi genitori, ancora genitori, e all'improvviso dietro di te si popola un mondo che c'è sempre stato, che si estende in profondità e a ventaglio, un mondo di cui ora tu sei la parte più avanti, a metà tra tutto ciò che è stato e tutto ciò che sarà. E adesso immagina di voltarti e guardami, e prendi atto che di quanti sono a perdita d'occhio veramente conosci soltanto pochi volti e pochi nomi, ma ciò che ignori non cambia la realtà, che loro siano tutti lì. E ora, quando li vedi, prendi atto di una realtà profondissima che più sai far vibrare nelle tue cellule, più l'albero genealogico ti spalanca le sue porte e le sue forze. Prendi atto che ognuno di loro, proprio ognuno di loro, che essi abbiano scelto il bene o che abbiano scelto il male, mentre vivevano la loro vita, senza saperlo, contribuivano a quella che un giorno sarebbe stata la tua. Mentre compivano le loro scelte, a volte per il bene, a volte per il male, senza saperlo, già in quel momento, contribuivano a quello che un giorno sarebbe stato lo spazio della tua nascita. Questo è il tuo legame con tutti loro. Questo è il tuo debito di riconoscenza per la vita che hai ricevuto con tutti loro. Allora, consapevole di questo, inchinati davanti a tutti loro e onora il tuo debito di riconoscenza, dando a ognuno di loro, senza giudizio e con amore, posto nel tuo cuore. Onora il tuo debito di riconoscenza, dando a ognuno di loro, senza giudizio e con amore, posto nel tuo cuore. E più sai far vibrare questa connessione tra te e loro, più vedrai che l'albero abbasserà i suoi rami per farti entrare e guarire le sue ferite. E per ogni ferita guarita, ricchi doni ritorneranno nel tuo cuore. E con questa certezza immagina di ritornare in piedi davanti al tuo grande albero, di voltarti per sentire la sua forza alle spalle, di sentire questa forza che entra nel centro del tuo petto, espande il tuo cuore, e dal tuo petto si riversa in avanti, illuminando una lunga strada bianca che è il tuo futuro. E respira. Inala, solleva le palpebre, da lì torna. Quella che per quanto mi riguarda è la chiave per entrare nella dimensione dell'albero genealogico, poterne guarire le ferite e prendere la ricchezza di questa guarigione genealogica, è comprendere che cosa sia il debito di riconoscenza. Noi non siamo piantati qui nell'universo senza storia, non esistono figli di nessuno. Siamo tutti qui in questo punto dell'universo, nella storia dell'universo. E la storia dell'universo è stata fatta da tutti quelli che ci hanno preceduto,
che per migliaia e migliaia di generazioni incredibili si sono, tutta questa energia della storia dell'umanità è stata portata attraverso i destini di migliaia di persone per arrivare lì, in quel giorno dove siamo stati. Comprendere che questo ci lega inevitabilmente a tutto ciò che è stato automaticamente genera in noi una vibrazione che automaticamente ci fa trovare dentro questa dimensione speciale che è la dimensione dell'albero genealogico. Quindi questo per quanto riguarda il primo varco, la prima entrata. La seconda entrata in generale parla della famiglia d'origine, ma in questo libro, come vi ho detto, parlo soprattutto del rapporto con la madre. Le carte sono 45 perché sono 15 dell'albero genealogico, 15 del varco che riguarda la madre in generale, il figlio con i genitori, e 15 sono quelle che riguardano il futuro. Attraverso le carte, parliamo ancora un attimo dell'albero genealogico. In questo caso quelle dell'albero genealogico sono quelle Bordeaux, che non è un caso che il colore rosso Bordeaux come il nero coincida con il colore del primo chakra, della radice. È chiaro per tutti quando ne parlo così, perché non so. E che cosa succede? Io posso pensare a una problematica, decidere di estrarre una carta, ci sono diverse modalità di estrazione, ma c'è anche quella assolutamente casuale. E quando io estraggo una carta, così vi spiego anche come funzionano le carte, allora la carta intanto qui porta un titolo che è la tematica della carta, che è l'affidamento alla luce. Di cosa parla questa carta? Ve la leggo. Anzi, facciamo una cosa che mi sembra più interessante. Qualcuno vuole che estragga una carta per lui? Mi dici due parole sulla problematica? No, in realtà è stato un mio Ah, istintivo. allora pensa a un nodo da sciogliere nella tua vita adesso. Ok, Due parole, che non faccio la la medium. problematica sul lavoro con i miei capi. Io praticamente ultimamente, senza un motivo apparente reale, poi in realtà, ogni volta che viene il mio capo in ufficio sento, mi Si è sento guardata per vedere se c'era sì, una sì, cosa davvero mi si è accolto il respiro e sento proprio la paura di E morire. questo prima non succedeva? Così no, cioè, Stai ora ho paura di ampliando. morire, ma non è reale, cioè, Quale? ovviamente non c'è un motivo. Bella, scegli tu. Questa carta qui parla di lacrime dell'innocenza. Intanto diciamo che il titolo è la tematica, adesso leggeremo, capiremo perché. Dopodiché la carta dietro porta la problematica, e la problematica dice falsi amici e ingiustizie. Come se di fatto sì, non ti senti a tuo agio, però forse di là non c'è proprio una chiarezza di intento. Quindi intanto ti restituisce l'autenticità di quello che senti. È ovvio che è esagerato rispetto alla situazione, però c'è qualcosa che senti che di fatto non è chiaro. E in giallo la carta ti dice qual è il potere che questa carta attiva, che è legittimità e verità. Forse c'è qualcosa che stanno nascondendo, forse c'è in generale la paura della verità. E come funziona la carta? Che leggendo queste parole, che adesso andiamo a leggere, tu attivi quello che è la legittimità e la verità, sia leggendo e ripetendo le crie armoniche, sia guardando l'immagine. Adesso leggiamo queste parole. Raccolgo del lago del tempo passato ogni lacrima che piangendo hai versato. Allora, la carta 8, che è Lacrime dell'Innocenza, è una carta che dice che nell'albero genealogico c'è un figlio illegittimo e che in questo caso la paura che tu provi in questa situazione è in vibrazione, in risonanza con la paura che un illegittimo può aver provato davanti a suo padre.
proprio perché magari c'era questo rapporto di autorità e c'era una verità dove nessuno dei due doveva arrivare. Questa è la memoria di un illegittimo. Quindi la carta che cosa? La carta ti aiuta a restituire agli illegittimi dell'albero genealogico prima di tutto l'innocenza, perché i bambini, soprattutto gli illegittimi degli anni passati, noi sappiamo benissimo che hanno portato il grande carico di bastardi. È stata una ragione di grande esclusione, emarginazione, ed è una ferita molto grande dell'umanità e dei nostri alberi. Quindi la carta vuole riportare a loro l'innocenza, vuole riportare la verità e anche la giustizia. Vediamo in che modo. Quindi intanto che cosa dice? Raccolgo dal lago del tempo passato ogni lacrima che piangendo hai versato, le accendo come stelle del firmamento, brillano lumi nel cielo del riconoscimento. Intanto c'è una trasformazione delle lacrime in luce, e la luce è quella che ti permette di illuminare e di mostrare le verità che prima non erano. E la prima luce che serve è quella del cielo di riconoscimento. La grande sofferenza delle memorie di chi non è stato riconosciuto è stato proprio quello di non essere stato visto, che gli è stato negato ciò che per nascita era legittimo e quindi è stato escluso. La prima guarigione è: io accendo una luce, ti riconosco e ti vedo. Nel momento in cui noi siamo visti, noi cominciamo ad esistere. Intanto questa armonica procede, immaginando di parlare a questo bambino, a questa bambina che non è stata riconosciuta. Oggi ai miei occhi tu splendi immacolato, immacolato senza macchia, senza peccato. Perché il potere dell'innocenza è una cosa su cui io lavoro tantissimo, è una cosa che ho imparato dalle costellazioni e scavando anche dentro di me. Noi ci siamo caricati, sia da piccoli, sia a livello genealogico, di colpe che non abbiamo mai commesso. Il potere dell'innocenza quand'è? Quando tu sei certo di essere innocente e quando ti viene riconosciuta l'innocenza, l'innocenza è una luce che nel momento in cui si accende, svela che di là c'è un colpevole. Quindi, se tu sei innocente, è certo che c'è un colpevole. Quindi, intanto ricomincio a portare luce e verità sui fatti. Tu sei innocente, ti prendi la tua innocenza, quindi indirettamente io sto dicendo che ti è stato fatto del male, chi l'ha fatto ha sbagliato. A te inchinato rendo il tuo destino legittimo, è un nome beato per sentirti più vicino. Questa secondo me è una carta veramente che opera una trasformazione, perché qui c'è scritto: tu sei, tra parentesi, dai il nome a questo bambino, a questa bambina. Cioè, con il potere dell'immaginazione tu immagini questo bambino, questa bambina che non sono stati riconosciuti, e gli dai un nome simbolico. Io di solito faccio ripetere oggi su una foglia della, per esempio, facciamolo tutti, chiudiamo gli occhi, tanto ragazzi, da qui ad Amedeva qualche legittimo ci abbiamo tutti quanti. Quindi chiudiamo gli occhi, un bel respiro, e semplicemente ripeti, io ripeto a voce e tu vi svegli. Immagina intanto davanti a te un bambino o una bambina, oppure può darsi che ci sia sia un bambino che una bambina. Io oggi su una foglia dell'albero, simbolicamente, scrivo un nome per te, con il quale tu, da oggi per sempre, rientri a far parte della nostra famiglia. Adesso se c'è un bambino, tu gli dici, tu sei, gli dai il nome del bambino. E senti se è importante per te dargli il nome della famiglia di tuo padre o della famiglia di tua madre. Poi se c'è una bambina, gli dici, tu sei, dai il nome della bimba
E senti se dargli il cognome della famiglia di tuo padre, il cognome della famiglia di tua madre. Ripeti nel tuo cuore i loro nomi, con la certezza che già qualcosa, da qualche parte nella linea del tempo dietro di te, è guarito. Questa è una possibile interpretazione. Per esempio, le carte poi vanno ripetute, io dico per 3 volte al giorno, 4 settimane. Dopodiché, può darsi anche che ti basti una volta sola. Io ci tengo molto a dire perché dico vanno ripetute 3 volte al giorno, 4 settimane. Non c'è nessuna ragione esoterica. La ragione è una ragione che oggi viene dalla scienza della prestazione, che è una scienza a tutti gli effetti, anche della prestazione sportiva, dove ormai è chiaro che un percorso neurologico nuovo ha bisogno, perché si stabilizzi nel cervello, di 4 settimane di frequentazione. Per l'abitudine ci vogliono 4 mesi, ma almeno 4 settimane, diciamo che tu crei un percorso a cui tu poi puoi fare riferimento, perché hai creato qualcosa di nuovo. Questa è la ragione a volte delle ripetizioni. Per esempio, in questo caso, in questo momento mi piacerebbe sfatare una cosa che forse molti di voi hanno sentito dire. Quanti, a parte le persone che mi seguono, hanno fatto costellazioni qui? Nessuno. Allora non serve capire. Allora, vogliamo provare un'altra lettura? Qualcuno vuole provare? Problematica? Non riesco a canalizzare in qualcosa di concreto un'energia potente che sento dentro di me. Quindi non fai niente nella vita? Non fai niente? Nella vita? Attualmente no. Quindi sei bloccata davvero? Ok, questo da quanto tempo? Da un anno circa, da quando ho avuto una disintegrazione della personalità, diciamo. Cioè, per dei fatti che sono successi, che ti mi hanno... una domanda. Sì. Una domanda di prassi nelle costellazioni. All'età in cui ti è successo? L'anno scorso. Sì, all'età in cui, questa è l'età che avevi, che cosa succedeva a tua madre a quell'età lì? Non ho mica idea. Cioè, non ho idea, non riesco a collegare. Pensaci, tua madre. Quanti anni avevi tu quando tua madre aveva la tua età? Dunque, quanti anni avevo? Quanto mia madre aveva la mia età? Di ora? Dunque, lei aveva 30 anni meno di me, più di me. E dov'era tua madre in quel momento? Quindi stessi. Quando io avevo 28 anni e lei 68, no, 58. Dov'era? Sì, non ti viene in mente niente di qualcosa che può essere successo in quel periodo? Trasferimenti, cambi, malattie, lutti? No, trasferimento mio semmai. Tu sei andata via a quell'età? Sì, un po' prima, ma insomma. È stata una cosa difficile per lei? No. Ah, per lei sì. Sì, sì. Sì, per lei è stato un dramma che non ha mai accettato. Può essere che tu sei rientrata in un debito con tua madre in quel momento. Poi se ci riesci pensa anche se può essere successo qualcosa a tua nonna, alla madre di tua madre a quell'età. Quindi, ecco, per esempio queste sono le famose sindrome da anniversario, no? Perché è un fatto che è una problematica reale, quella che mi dice che poi è successa all'improvviso nella tua vita un anno fa. Quando queste cose sono improvvise va sempre prima di tutto, no? Indagato e se nostra madre o qualcuna delle donne della nostra famiglia importante stava vivendo qualcosa che per lei è stato molto difficile, no? Tu in fondo mi dici, prima hai usato una parola come una perdita, come... Sì.
forse tua madre l'ha vissuta così, però non è che ti voglio forzare in quella direzione, però già vediamo che in quel momento lì lei ha vissuto una cosa difficile. Però questo riguarda te, provare. Adesso invece, se tu vuoi, prendiamo una carta e vediamo se c'è una ragione dell'albero, ok? L'abbandono, quindi è una memoria di abbandono, la problematica è abbandono e solitudine, e le parole attivano perdono e nuovi incontri. È come se tu non avessi avuto il permesso a andare oltre le relazioni familiari, a incontrare il nuovo, a creare nuove relazioni. Per quanto riguarda l'albero genealogico, ancora una volta compare un bambino abbandonato. Ce ne sono su 15 carte, almeno 3 sono dedicate ai bambini, chiaramente è una tematica inevitabilmente molto forte tra le tematiche dell'albero genealogico. La leggiamo. Chiunque tu sia a me compari, i tuoi tratti riconosco familiari, tessuta in me la tua memoria, narrata nel mio corpo e la tua storia. Ti vedo e sento il tuo dolore, che tu sia salvato dal rancore. Il mio abbraccio ti giunga a scaldare e il mio dispiacere ti possa consolare. Forse, tua madre che relazione aveva con sua madre? Buona. Quando ci sono stati i bambini abbandonati da una morte giovane nella famiglia? Non credo sappiano. Però è possibile che tua madre abbia vissuto la tua... tuo proseguire nella tua vita con un grande abbandono. Se per lei è stato così forte, però vuol dire che nell'albero c'era una memoria d'abbandono, perché viviamo a volte dei sentimenti sproporzionati, di cui anche noi anche siamo consapevoli che è eccessivo, ma è parte di noi. Quando ci rendiamo conto che questi sentimenti, queste emozioni sono sproporzionate, noi pensiamo che entrano in vibrazione con delle memorie dell'albero genealogico. Fiore sono io, non c'ho allora, se voi siete d'accordo, tranne che non ci siano domande, io potremmo, per vedere come funzionano, rileggere sia per te che ti chiama Sara Lorenza. Che Lorenza, la stessa domanda guardata nel varco secondo e poi nel varco terzo, così magari è un'occasione anche per parlare di altre cose. Allora, visto che siamo in pieno campo con te, continuerei con te. Le verdi, visto che sapete tutti di chakra, il cuore. E il cuore è un passaggio, perché c'è, immaginiamo il primo chakra, poi c'è il quarto e poi su 5 e 6, forse anche di più. Il quarto chakra è un chakra estremamente particolare, perché nel quarto chakra si incrociano le energie che salgono e le energie che scendono. Il quarto chakra è una grande porta, la porta del cuore. Vediamo questa problematica dell'abbandono. Stiamo vedendo la tua problematica di blocco. Allora, intanto abbiamo supposto questa cosa, che tua madre abbia vissuto alla tua età questo grande abbandono quando tu hai proseguito per la tua vita. Questa comunque è un'idea. Dopodiché abbiamo preso una carta dell'albero genealogico e di fatto esce l'abbandono. Adesso vediamo le carte che cosa dicono rispetto a questa tua situazione di blocco che è cominciata un anno fa, ok? Allora, le carte continuano a dire che la problematica è questa, il ponte poderoso. Di solito cioè la problematica che indica questa carta è paura e instabilità, quindi come se un anno fa fosse successo questo, che c'è una radice psicologica, un freno psicologico, un senso di stabilità reale. La ripetizione e la comprensione di questa carta porta alla fiducia in se stessi, che poi chiaramente la fiducia è l'altro lato
della paura. Energeticamente, penso che lo sapete quasi tutti, ma è sempre bello ripeterlo, fiducia e paura energeticamente sono veramente uno il rovescio dell'altro. Se nel tuo cuore tu hai fiducia, non c'è spazio per la paura, non c'è spazio, cioè energeticamente riempie quello spazio per cui la fiducia non ci può, cioè la paura non può entrare. Se tu hai paura, energeticamente quello spazio si riempie e la fiducia non può entrare. Quindi questa è la relazione tra la fiducia e la paura. Questa carta del ponte poderoso dice che il passaggio dalla vita in famiglia alla vita nel mondo non è stato completato. Che qualcosa nel tuo movimento del diventare grande si è bloccato. E quindi per qualche ragione in questo momento è come se tu hai usato molta forza di volontà. Però a un certo punto è come il bisogno di fare dei conti o di comprendere delle cose che in qualche modo erano rimaste nel passato. Comunque il ponte, perché si chiama ponte poderoso? Il ponte è, e qui entrano le timeline è la linea del tempo. La mia esperienza, non soltanto la mia, ma anche molta letteratura c'è su questo, è che noi... quando viviamo dei momenti dolorosi lasciamo indietro sulla linea del tempo delle parti di noi. Ogni parte che lasciamo indietro è un'energia di cui piano piano dobbiamo fare a meno, perché non è più con noi nel presente. Però in qualche modo queste parti che restano indietro sono continuamente connesse con noi. Nel caso del ponte poderoso, quindi il processo del diventare grandi, è come se una parte di noi restasse a casa con la famiglia, l'altra parte usasse la volontà per andare avanti, ma queste due parti entrano in conflitto perché una vuole restare e l'altra vuole andare. E quindi è come se a un certo punto qualcosa deve succedere perché questa parte energeticamente rimasta nella famiglia d'origine ha bisogno di riunirsi alla parte che è diventata grande. Ti leggo le parole. È vero, il tempo si è calmato, un adulto intanto sono diventato e su quel mare che era impietoso oggi sorge un ponte stabile e poderoso. L'adulto fa un'analisi saggia di tutto quello che ha raccolto nella sua vita fino adesso, le risorse, le cose che ha capito, la gratitudine. E questo dà forza all'adulto, e quando l'adulto si rafforza, la parte piccola rimasta indietro viene automaticamente attratta e trova il coraggio di fare quel salto che al tempo non ha potuto fare. Non so se in qualche modo questo ti risponde. Ci sono domande, ragazzi? Però il ponte è anche il passaggio da una situazione ad un'altra. Sì, è sempre, però ogni volta che noi facciamo un passaggio da A, noi ci ricolleghiamo a come abbiamo fatto l'uscita dalla famiglia d'origine al mondo esterno. E il passaggio da quando usciamo da casa al mondo esterno ogni volta si rifà al parto. Cioè ogni uscita dalla zona di comfort in qualche modo ci riaggancia prima alla storia nostra con la famiglia quando siamo diventati adulti e poi al primo grande superamento della più grande zona di comfort che è stato il ventre di nostra madre alla vita. Quindi c'è una precisa connessione. Ogni volta c'è un grande cambiamento, qualcosa lì può entrare in risonanza con il momento dell'uscita da casa e con il parto. Ci sono domande? Andiamo a vedere te. Rispetto alla tua domanda, quando vedo il mio datore di lavoro, non c'è stato. E le carte in questo caso ti dicono, rispetto alla tua situazione con tua madre e con tuo padre, che cosa stai portando, cioè che cosa stai portando nella relazione col tuo capo che riguarda la tua storia con tua madre e con tuo padre. La realizzazione. Intanto questa è una carta che dice una cosa:
che la realizzazione è vicina e tu faresti qualunque cosa per perderla. Paura. Allora, sicuramente la problematica di questa carta dice che c'è molto stress e questo ti porta poca attenzione, ma non poca attenzione nel lavoro, poca attenzione alle dinamiche, quindi le subisci. Ok? Ripetendo questa carta c'è una connessione spirituale. Che cosa dice? Respiro, faccio il primo passo e finalmente mi rilasso. Da una profonda comprensione tutta la mia vita prende motivazione. Io sono parte di una grande connessione. Questa carta ci riporta nel debito di riconoscenza con nostra madre e con il nostro padre. È possibile che il conflitto, o se c'è stato un conflitto con uno di loro due, ma soprattutto con l'autorità di uno di loro due, in questo momento si stia trasferendo nella relazione col tuo padre. Oltre che essendo una carta della realizzazione, direbbe che tu non hai avuto da uno dei tuoi genitori il permesso a una realizzazione piena, o economica o lavorativa, come se ci fosse bisogno di tenerti indietro, o tu avessi bisogno di restare indietro. Non so, dimmi. Sì, torno. Quindi è probabile che in questo momento, magari che esperienza, che il lavoro potrebbe andare bene, paura fa 90 e si attivano tutta una serie di dinamiche. Vi è chiaro come funzionano? Cioè ogni varco completa la problematica. Poi magari uno non è che ha la problematica su tutti e tre i varchi, nel senso, immaginiamo come ho detto prima, no? Che tu per superare il tuo blocco hai bisogno del permesso dell'albero genealogico, del permesso della famiglia d'origine, del terzo permesso, del permesso personale. Non è detto che ti servano tutti e tre, perché tu potresti avere una problematica solo su uno dei permessi. Vale anche per te, ok? Come si fa a sapere però di quale di te? Per esempio, ecco, questa è una domanda. Se io voglio usare le carte, io posso fare una cosa. Le separo, come ho fatto io adesso, perché dico, io voglio vedere come sono messa su tutti e tre i permessi. E quindi mi vado a vedere il primo, il secondo e il terzo. Oppure, dice, io voglio capire qual è il permesso che è più difficile. Allora io li mischio tutte e 45 e estraggo la carta e capisco qual è il permesso che è quello per me più difficile. Per esempio, ci sono persone che spesso mischiano tutte le 45 carte, ma ogni volta c'è un problema, non so, gli esce sempre il secondo. Cioè, chiaro, il problema è il secondo. O ti esce sempre il primo, ok? Adesso, sempre che loro che si stanno prestando così, se ci hanno piacere, possiamo fare la stessa domanda nel permesso personale. Va bene anche per te? Ricomincio con lei. Allora. I sogni sono la direzione. Questa è una carta assolutamente collegata alla realizzazione. Quindi, come dire. Allora, intanto la leggo e poi ti dico, e poi vediamo. È una carta molto bella, se avete piacere potete chiudere gli occhi e sentirla. Molla la culla sicura del tuo dolore. Intanto c'è da dire questo, scusate, nel terzo permesso le carte parlano direttamente a te. Ok? Quindi, molla la culla sicura del tuo dolore. Con un sogno costruisci una grandissima vela e lascia che il vento la gonfi. Sarai già in viaggio. Osa adesso, osa qui e ora. E non dimenticare mai che tu sei libero. Questa carta dice che l'energia che attira il potere dei sogni, qual è la problematica? La problematica è l'attaccamento al dolore. Ci sono due ragioni per cui si attacca al dolore. Una è una zona di comfort. Il dolore è conosciuto. E il peggio che può succedere è che guarisci. La felicità è il peggio che può succedere, la perdi. Qui
Quindi il dolore è qualcosa a cui noi ci siamo nel tempo addomesticati. Non solo, ma spesso lo utilizziamo. Cioè, ne facciamo uso per farci amare, ne facciamo uso perché abbiamo bisogno che gli altri ci riconoscano come vittime di qualcuno, perché come vittima magari non siamo stati visti, pensiamo di aver subito delle ingiustizie. E questa è una tematica molto forte. Nel momento in cui ho subito un'ingiustizia e nessuno ha visto o ha riconosciuto un'ingiustizia che ho subito, scatta un meccanismo molto particolare. Che cosa dice questo meccanismo? Visto che nessuno si è reso conto del male terribile che mi è stato fatto, io sono l'ultimo testimone vivente di tutto questo dolore. Se io domani divento felice, è come se i miei carnefici non avessero fatto niente e io li inchiodo per sempre al male che mi hanno fatto. Così ti inchiodi te per tutta la vita. E loro è un pezzo che si sono dimenticati di te. Tu stai inchiodando qualcuno a qualche colpa. E questa carta lilla, parlare, ho proprio visto, ho preso coscienza, ecco, di... del sesto chakra, che ti dice arrangiati. Infatti, cioè, questo lo devi fare te. Cioè, l'idea di agganciare, come di legare per sempre gli altri alle loro colpe, è l'ultimo inganno dell'ombra con cui ti ha legato per sempre al male che ti è stato fatto. Se tu decidi di vivere, devi lasciare il male a chi l'ha fatto e prendere la tua vita. E trasformare il male che ti è stato fatto in qualcosa di buono per te. Fine della regressione, delle lamentele, dei piagnistei. È andata, è fatta, la partita è perduta e tu stai continuando a giocare una partita che hai già persa. Grazie, perché magari prendere la chance rinnovata e non avevo visto fino ad ora. Grazie. Torniamo a questo blocco al permesso personale. Vittoria sulla morte. La leggo intanto. La consapevolezza rinasce e qui dove sembra che tutto finisce, altrove nel mondo e nel tempo, quello che scompare sempre rifiorisce. E siccome nulla fu mai separato, galleggio nell'onde che fin qui mi ha portato. La carta affronta un senso di mestizia e di isolamento, cioè un dolore che sta ritirando le tue energie dal mondo, ma non in modo costruttivo in questo momento. È un isolamento per cui tu non ti puoi più nutrire, è una diminuzione del nutrimento. La ripetizione di questa pacca, di questa carta, porta alla forza originaria e creativa. Questa carta ti invita letteralmente alla vittoria sulla morte. C'è una memoria di grande perdita, sei l'unica che la può trasformare in una informazione di grande ricchezza. Quello che è andato. Ti dico una cosa, non so che cosa hai perduto, non so. Anche se poi comunque qui vedi, questa è una carta che spesso esce anche dopo i lutti, per esempio. Questa idea del lutto mi riporta un po' anche a tua madre, che ha questo abbandono vissuto come se fosse un lutto, alla possibilità di un bambino abbandonato, magari un bambino abbandonato perché qualcuno dei suoi genitori è morto, no? Come tante volte è successo. E fatalità nel terzo varco, no? L'espressione è vittoria sulla morte. C'è un momento di blocco, quindi di riduzione, di diminuzione delle energie, c'è bisogno di un atto creativo. Soprattutto è trasformare ciò che si è perduto in qualcosa che vale per te. Una delle cose che io faccio sempre, e può essere utile, quando io ho perduto qualcosa che per me era molto importante, chiaramente non sto parlando di un lutto, perché di un lutto, ragazzi, il lutto va elaborato, quella è la storia, il dolore si porta con amore.
quando noi perdiamo delle cose a cui eravamo abituati, delle cose materiali, delle amicizie, eccetera, io dico che la cosa più importante è rivendicare la piena proprietà di questo dolore. L'hai perduto tu, è tuo, e questo ti dà il pieno diritto di farci quello che vuoi tu. Piano piano mi spiego, ragazzi, perché spesso quando io entro in questo stato di dolore, in questo stato di mestizia, questo è il piatto ricco per l'ombra che entra, e da questa perdita qui l'ombra comincia a lavorare dentro di te e, come dire, questa perdita diventa infinita e piano piano ti toglie l'allegria, ti toglie la gioia, ti toglie l'amicizia, ti toglie. Quindi è una porta attraverso cui l'ombra può entrare. La prima cosa da fare davanti a un momento così è mio, lo sto provando io, non ci mette sopra le mani nessuno, è mio. Dopodiché, visto che è tuo, tu ci puoi fare quello che vuoi. E che cosa consiglio io? Io consiglio sempre di dividere questo dolore in più parti. La prima è: l'ho pagato? Bene, visto che l'ho pagato io, decido che questo che ho pagato vale per un debito dell'albero che non era stato pagato. Lo faccio valere per qualcosa che fa bene a qualcuno del passato. Lo metto lì, come una guarigione, anche se non so che cos'è. Lo offro per l'albero. Due, è mio, è in accordo con il mio destino. Lo riporto sotto la volontà di Dio e sotto la sua protezione, che l'ombra non osi mai più toccarlo. È mio e ci lavoro io. Terzo, che cosa io imparo da tutto questo? Quando tu riesci a imparare dal dolore, dalle perdite, tu automaticamente vinci la morte. Quindi evidentemente nella tua vita questo è un momento di grande trasformazione, è una grande opportunità. Però fatalità, la carta del secondo varco che ti diceva che tu puoi contare su tutte le risorse che hai imparato nel corso della tua vita, che c'è un bagaglio sufficientemente grande per affrontare questo momento. Grazie. Come si chiama questa carta? L'ultima? La vittoria sulla morte.